Prendiamo qui da Benetta Oggi TV, dalla redazione giornalistica a Venezia per le notizie della domenica mattina a Ecomondo 2000. Innanzitutto vi ricordo che nella testata giornalistica benettaoggitv.net è già disponibile l'edizione straordinaria dell'altra sera per quanto riguarda la notizia che il processo Stato-mafia rimarrà a Palermo. Dunque adesso andiamo avanti con il nostro notiziario. In primo piano c'è stato un terremoto distintamente sentito dalla popolazione nel Perugino, dunque una scossa sismica di magnitudo pari a 3,7 si è verificata poco prima delle 23:30 di ieri nella provincia di Perugia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto ha avuto ipocentro a 8,4 km di profondità. Non sono segnalati danni a persone o cose, ma diverse telefonate sono state praticamente diverse. Scusatemi, è andata via la pagina. Dunque, abbiamo detto un sisma di 8 punto, ad un ipocentro di 8,4 km di profondità. Vi riassumo io la notizia: non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma diverse telefonate poi erano arrivate ai centralini dei vigili del fuoco dai comuni della provincia e in particolare, ricordiamo, da Gubbio e Assisi. Scossa di terremoto 3,7 stanotte alle 23:30 nel Perugino, sentita dalla popolazione. Andiamo all'estero, stiamo sempre nello stesso argomento. Nuova Guinea, c'è stato un altro sisma molto forte, magnitudo pari a 6,1, si è verificato in mattinata in Papua Nuova Guinea, a poche ore di distanza dal precedente di magnitudo 7,5. Il sisma è stato registrato dall'Istituto Americano di Geofisica con epicentro a 96 km dalla città di Panguna e ipocentro a 18 km di profondità. Veniamo ai migranti. Arriveranno stamattina a Pozzarello, nel Ragusano, i migranti soccorsi ieri dalla fregata Espero e dal pattugliatore Cassiopea della Marina Militare dello Stretto di Sicilia a nord di Lampedusa. La Espero ha soccorso uno scafo con 433 persone a bordo, tra cui 75 donne e 3 minori. Due donne sono in stato di gravidanza. Cassiopea ha soccorso invece un barcone con a bordo 386 migranti in cooperazione con il mercantile Red Sea. Un migrante è già stato trasportato in elicottero al presidio medico dell'isola. Veniamo ora ad alcune notizie da Napoli. Lieve incidente tra due aliscafi nel porto di Napoli a causa del forte vento. Il mezzo veloce della Alilauro proveniente da Ischia ha avuto difficoltà nell'attracco al molo Beverello. Dopo varie manovre, l'aliscafo, scusate, ha avuto una collisione senza gravi danni contro un'altra imbarcazione già ormeggiata. Il pilota ha quindi cambiato linea d'approdo e si è fermato in un altro punto del molo. Sull'aliscafo proveniente da Ischia viaggiava anche l'armatore della compagnia, Salvatore Lauro. Dunque, veniamo ora al caso Silvio Berlusconi, perché proprio si tratta di un caso ormai questo. In questi 20 anni passati, dice Berlusconi, sono sempre stato candidato alle europee. Questa volta sono stato colpito da un'ingiustizia enorme, una sentenza mostruosa, frode fiscale, io che sono il primo contribuente italiano, ma ho assoluta fiducia che la Corte dei diritti europei annullerà la sentenza. Così Berlusconi nelle sue reti Mediaset, in particolar modo al telegiornale 5, nella sua appunto televisione, Canale 5, nella sua televisione privata nazionale. Ecco, poi ci domandiamo come può un pregiudicato ancora far politica trovando anche spazi mediatici, perché sappiamo di chi sono appunto quelle reti che ho menzionato sopra, appunto sue, e che non voglio stare qui adesso a ripeterle. Ecco il conflitto di interessi che nessun partito politico ha mai voluto risolvere. Come mai? Capite che razza di potenza hanno certi personaggi, non hanno certo problemi di farsi una TV nazionale. Mentre, lo voglio ricordare, alle locali gli è stato anche detto che esiste la rottamazione e quindi disoccupazione, ricordiamo.
E poi c'è stato anche il taglio dell'UHF. Adesso l'attuale gamma UHF che è divisa tra banda quarta e banda quinta e quindi non arriva più al 69, ma arriva fino al canale 60. E ci sono voci che parlano di ulteriori tagli. Staremo a vedere. Queste sono cose di una gravità enorme. Dove sta l'Europa unita? È solo unita dal punto di vista monetario, che vuole spostarsi ad est, creando anche poi, come avete visto, dei problemi, quando all'interno di essa ci sono stati che sono in crisi patocca, vedi la Grecia, Italia, Spagna, oppure promuovendo politiche indecenti di far spostare i giovani in giro con spese, disagi, quindi un aumento di stress notevole. Cioè, la politica della mobilità, questo vale anche per i lavoratori che devono non più andare a lavorare a 20 km di distanza, ad esempio, o anche meno, ma devono andare, a 3.000 km di distanza, dover poi, soggiornare fuori di casa. La famiglia va praticamente a farsi friggere ed ecco i problemi che emergono e non da poco. Dunque, queste manie di far spostare la gente è ora di finirla veramente. Quindi ognuno deve stare nella propria zona e con tranquillità studiare o lavorare, e all'estero si va magari per motivi turistici oppure al momento per verificare delle cose che sono oggetto di studio, ma poi la base deve essere a pochi chilometri da casa. Questo per ovvia, cioè dovrebbero essere delle cose ovvie, non occorre stare qui a ripeterle. Adesso volevo vedere, Rosario, se abbiamo delle ultime ore prima di chiudere questa edizione di Ecomondo 2000. C'è solamente una news che parla di una grande, praticamente di una grande folla in piazza San Pietro. Decine di migliaia di persone sono in piazza San Pietro per la messa di Pasqua che viene celebrata da Papa Francesco. Straordinarie le misure per gestire il grande afflusso di fedeli in tutta l'area del Vaticano. Ecco, sembra che come dire, questo Papa piaccia moltissimo, piace come parla, i discorsi che fa, insomma, la gente è molto attratta da questo personaggio. Vedremo se poi metterà anche in pratica in modo concreto quello che dice. Diamo uno sguardo per finire alla nostra homepage di pianetaoggitv.net. Abbiamo appunto il giornale radio Ecomondo 2000 edizione speciale. Il processo Stato-mafia rimane a Palermo. C'è appunto un collegamento con Andrea Del Sozzo del movimento Agende Rosse del Friuli Venezia Giulia, che ricordo era il 12 aprile a Roma per la manifestazione a difesa dei magistrati antimafia di Palermo e la richiesta del bomb jammer, il dispositivo antibomba da dare alla scorta di Nino Di Matteo. Questa richiesta era stata fatta a Angelino Alfano, che però quella mattina si trovava al grande congresso del nuovo centrodestra, che urlava dicendo che mai come la destra ha fatto delle leggi contro la mafia, e poi fa anche fatica a dare un dispositivo bomb jammer, come dicevo prima, appunto il bomb jammer, lo ricordo ancora, il dispositivo antibomba da dare alla scorta di Nino Di Matteo. Quindi anche qui le parole dovrebbero poi, alle parole devono seguire dei fatti, altrimenti è inutile parlare in quel modo. Abbiamo poi il settimanale Spazio Aperto, che va in onda ogni mercoledì sera alle 18:30 su Salto Web Network, dove stiamo andando in questo momento col nostro notiziario. C'è il collegamento con un ospite molto importante, il vice direttore della rivista Antimafia 2000, Lorenzo Baldo, che anche lui poi era presente alla manifestazione dell'11 aprile e ci farà un po' tutto il punto della situazione e con delle considerazioni che ci fanno veramente riflettere. Quindi invito tutti gli ascoltatori a cliccare su questo programma perché è molto interessante. Conducono da Bari Ugo Lombardi con Antonella Intranò.
io da Venezia per le ultime notizie della giornata e a Treviso alla regia centrale, appunto Rosario Moreno. È un settimanale, ricordo, ogni mercoledì sera, sempre a partire dalle 18:30. Poi a seguire nella home page, andando a taglio medio, abbiamo i notiziari di Pandora TV. Abbiamo il punto di Giulietto Chiesa, poi uno speciale della manifestazione del 12 di aprile in difesa dei magistrati antimafia di Palermo, con l'intervista da parte della collega di Radio Gubbio, Francesca, a Salvatore Borsellino. E poi anche c'è un'intervista a Lorenzo Baldo, così lo potete anche vedere chi è, vice direttore di Antimafia 2000. Poi andando ancora più giù ci sono altri notiziari con immagini davvero esclusivi sempre di PTV, Pandora TV RT, e il settimanale Pianeta Oggi Report con l'intervista alla giornalista e scrittrice molto brava Monica Zornetta. A seguire poi alla fine ci sarà anche un breve, diciamo, editoriale di Giorgio Bongiovanni, direttore della rivista Antimafia 2000, testata giornalistica online antimafia2000.com, che anche lui farà così il punto sul fatto che non gli si vuol dare alla scorta di Nino Di Matteo il dispositivo antibomba Bomb Jammer. Poi alla fine diciamo, della pagina abbiamo un video sensazionale dove la televisione messicana, col noto giornalista Jaime Maussan, riprende una serie di UFO, un gruppo di 4-5, sì, li chiamiamo UFO perché sono oggetti non identificati, sono un gruppo di 4-5 figure la cui morfologia potrebbe essere umanoide e sono che volano praticamente sopra la città del Messico. Quindi anche questo è un video molto visto, anche molto cliccato, che fa veramente riflette. Una volta non esistevano le telecamere, bisognava credere nella persona che dichiarava di aver visto cose di questo tipo. Adesso però ci sono le telecamere e quindi tutti poi possono rivedere quello che è stato ripreso. Quindi la cosa si fa ancora più interessante. Benissimo, sono le 11:16, concludiamo qui questa edizione di Ecomondo 2000, il notiziario della domenica mattina. In studio Massimo Bonella, la regia centrale Rosario Moreno, a cui restituisco la linea per il proseguo della programmazione della rete di sitewebnetwork.it. Buona giornata a tutti, appuntamento con le reti.